Un territorio in seno che ha le sue criticità in ambito sanitario e per affrontarle, per valorizzare il territorio stesso facendo squadra. Con questo scopo si è svolto a Caltanissetta giovedì scorso, nella sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caltanissetta, l'incontro con i deputati regionali della provincia nissena eletti lo scorso 25 settembre. Io ritengo che la sinergia tra la classe politica e i tecnici che vengono rappresentati dall'Ordine dei Medici in quanto istituzione che ne rappresenta 2.200 iscritti e direi anche di ampliare la platea a tutti gli operatori sanitari, questa sinergia non faccia altro che del bene a quello che può essere lo sviluppo della nostra sanità e quindi delle risposte che il nostro territorio può dare ai propri concittadini. Tra gli argomenti trattati, la sanità di prossimità, soluzioni e risposte per i cittadini, che siano pazienti, medici e operatori sanitari, e le risorse del PNR con le relative opportunità. Così Giuseppe Catania, Michele Mancuso e Nuccio Di Paola hanno accolto l'invito nella sala di via Enrico Medi e hanno incontrato il presidente nisseno dell'OMCEO, Giovanni Di Ippolito, ed il consiglio direttivo. Oggi è stata una grande e bella occasione per cominciare un percorso di sinergia tra la politica e chi sul territorio vive appunto la sanità quotidiana. Noi abbiamo tutto l'interesse a fare squadra e soprattutto ad affrontare le tante problematiche che non possono non diventare oggetto di interlocuzione col nuovo Presidente della Regione, col prossimo Assessore alla Salute. In quanto rappresentante del territorio è chiaro che io ho tutto l'interesse a tutelare la sanità di questa provincia, sia quella ospedaliera che quella territoriale, su cui bisogna investire in maniera decisa e ferma. Il nostro territorio in questo momento ha una forte carenza di buona sanità, nonostante l'impegno di tantissimi medici che lavorano in condizioni veramente difficili. Allora noi abbiamo una proposta che presenteremo all'Assemblea regionale siciliana, che è quella di creare un'unica azienda regionale siciliana o comunque di cambiare i paradigmi delle aziende sanitarie provinciali. Da parte mia ci sarà la massima disponibilità a fare squadra e soprattutto a mettermi accanto agli operatori per ascoltarli giorno per giorno e capire dove poter incidere e dove poter finalmente migliorare la sanità all'interno della nostra provincia. L'offerta sanitaria, la qualità dell'offerta sanitaria provinciale è certamente un tema che non può avere divisioni di colore politico, ovviamente può avere visioni diverse, questo sta nell'ordine delle cose. Ci siamo trovati d'accordo su alcuni aspetti, uno è l'esigenza di provvedere al reclutamento di nuovi operatori sanitari, soprattutto di nuovi medici specialisti. Provvedere al potenziamento e alla stabilizzazione del personale sanitario attualmente in carico presso la nostra ASP e soprattutto rivedere il modello organizzativo.